La PA può avere questo ruolo di driver per la crescita e l'innovazione del paese. Per fare questo bisogna che ci sia una stretta connessione tra sviluppo, crescita, quindi innovazione e ricerca, e lo si deve realizzare attraverso azioni. Certamente di grandissimo interesse può essere questa idea dei bandi per acquisti precompetitivi, in cui la pubblica amministrazione e quindi i cittadini identificano delle specifiche di necessità e a questo si dà risposta in termini di innovazione, cioè di prodotti non ancora esistenti. Ecco, questo credo che potrebbe essere di grande interesse per il nostro paese. Naturalmente è un qualche cosa che sta diventando maturo anche in altri paesi, ma nel nostro paese in particolare, dove noi abbiamo una spesa totale per la pubblica amministrazione che è di circa 700 miliardi, di cui 400 sono pensioni, interessi e investimenti nel sociale, e gli altri 300 sono persone, spese per beni e servizi. Quindi ci sono gli spazi perché la pubblica amministrazione possa diventare il driver della crescita del paese, con obiettivo quello di portare i servizi al cittadino e non che il cittadino debba andare a cercarsi i servizi con le difficoltà che qualche volta noi abbiamo oggi.